Per la prima volta, Sangritana Cargo diventa il principale contraente di una nuova commessa ferroviaria internazionale. I camper van prodotti in Val di Sangro dalla Trigano andranno in Germania salendo a saletti sul treno della Sangritana. Un importante traguardo presentato in conferenza stampa dal presidente di Sangritana S.p.A. Pasquale Di Nardo, alla presenza del presidente della regione Marco Marsiglio, del presidente di TUA Gianfranco Giuliante, dell'amministratore delegato di Captrain Italia Mauro Pessano e del direttore generale di Trigano Giancarlo Finizio. Pasquale Di Nardo, presidente di Sangritana S.p.A. oggi, un tassello molto importante per la storia di questa azienda. Lei ha presentato, non senza commozione, un nuovo obiettivo. Sì, insomma, siamo riusciti oggi ad anellare un altro risultato, tutto positivo. Siamo sostanzialmente il main contractor internazionale di un'importante commessa con Trigano. Trasporteremo i nostri van, dico nostri perché sono poi alla fine un prodotto abruzzese, anche se Trigano è una multinazionale francese, ma siamo riusciti a coniugare una importante realtà industriale come Trigano con un'altra importante realtà industriale come SVL Stellantis, che produce il manufatto sul quale poi alla fine Trigano costruisce il suo van, e un'azienda abruzzese come Ferrovie Adriatico Sangritana, ex oggi Sangritana S.p.A., che ha la commessa di trasportare con un contratto internazionale questi van in Germania attraverso una capacità relazionale con altre imprese con le quali Sangritana ha sempre avuto rapporti negli ultimi 10 anni. Anche lì abbiamo segnato successi anche in termini di bilancio, che Captrain Italia, e insieme riusciremo attraverso Rail Cargo ad arrivare in Germania a consegnare il nostro prodotto. Presidente Marsiglio, un giorno importante per i trasporti, per Sangritana. Lei ha riconfermato l'impegno per trovare fondi e potenziare le infrastrutture in Abruzzo. È assolutamente necessario, il primo punto del nostro mandato di governo è quello di realizzare le infrastrutture che permettano alle potenzialità dell'Abruzzo di potersi finalmente esprimere pienamente, alle aziende abruzzesi di poter finalmente competere ad armi pari con tutto il resto dell'Italia e dell'Europa. È quello che stiamo facendo. L'apertura di questa prima versione internazionale condotta da Sangritana è sulla strada giusta, sulla strada che abbiamo segnato.